1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Stai one? Cosa stai facendo? Cosa sto facendo? Mi sto allenando, non lo vedi? Cos'è che stai allenando? Gli avambracci. Cosa sto allenando? Gli avambracci per far cosa? Perché quando vado a schiacciare il pallone mi parte, quindi ho bisogno di aumentare la forza, no? Ma quindi ci sono degli esercizi che migliorano la forza della presa? E certo che ci sono degli esercizi. Ah, ok. Bentornati sul canale Jumpers. Oggi siamo qui con ben 5 esercizi per migliorare la vostra presa. I migliori in assoluto. Apro una parentesi, non è perché io ho la mano grande che loro non li faccio, perché anche io ho bisogno di avere più presa sul pallone. Ma soprattutto ragazzi come lui, che sono un po' più bassini, magari hanno le mani più piccole e anche scivolose, direi, sono ottimi esercizi. Quindi adesso andiamo a vederli. Iniziamo con il primo esercizio, che ovviamente non poteva che non essere col pallone da basket. Se riuscite già a tenerlo, ok, in questo modo, cercate pian piano di togliere un dito alla volta, in questo modo. Io faccio direttamente il mignolo perché l'anulare mi parte. Come vedete è molto faticoso per la mano, ma in generale per la forza delle dita, quindi è questa che andrete a migliorare facendo questo esercizio. Jumpers, secondo esercizio, dobbiamo reperire questo oggetto qui in un negozio di articoli sportivi. Ci serve per andare a stimolare la parte dell'avambraccio in questo modo. Bam, bam. Inquadra, Mr. Jump. Bam, bam. Facciamo almeno una decina, quindicina di ripetizioni e dobbiamo sentire bene qui che... Terzo esercizio, repriamo questo disco sempre nel negozio dove lo Sky One ha recuperato la molla per la mano. Sostanzialmente consiste nel tenere il disco con la mano e le dita e cercare di tenerlo per più tempo possibile. Anche qua possiamo fare delle serie da 20-30 secondi in base alla forza e in base anche al peso. Queste sono ben 10 kg ragazzi. Ovviamente se siete fortissimi potete farlo anche con dischi più pesanti. Bene Jumper, siamo arrivati al quarto esercizio. Questo non lo possiamo reperire in un negozio, o sì, perché si possono prendere quelle a muro. Dobbiamo semplicemente appenderci e rimanere su in questo modo e rimaniamo il più possibile appesi. Mr. Jump, hai lasciato un pesetto? Sto andando a pesca. Stai andando a pesca? Sì, a pesca di pesi. Ragazzi, siamo arrivati al quinto esercizio. Questo è veramente un esercizio top che addirittura mi ha insegnato Kadur Ziani, che se non conoscete andate subito a vedere chi è, una leggenda delle schiacciate. Sono andato nel suo camp in Marocco e mi ha insegnato questo esercizio, che per la presa è ottimo. Basta un bastone, un filo di spago e un pesetto. E da questa posizione, braccia tese, cioè lateralmente anche, dovete pensare di essere in moto e accelerare, quindi a braccia tese, qui lavorano un sacco gli avambracci. Come vedete, bisogna far scorrere in questo modo e far sì che qua cominciano a bruciare, infatti, il disco arrivi su fino in alto. Così. Voilà. Bene Jumper, siamo arrivati al termine. Questi erano i nostri 5 esercizi per migliorare la vostra presa. Tra l'altro, se funzioneranno, faccelo sapere qui sotto nei commenti. Quindi iscrivetevi e lasciate il like. E ci vediamo al prossimo video.